Ciao cari amici, volevo fare un video, spero di non trattenervi a lungo, ma un video dedicato a un tema abbastanza importante, un tema che secondo me i cittadini italiani, quelli che vengono coinvolti per colpa dei propri politici in una guerra ingiusta, in una guerra dove l'Italia per l'ennesima volta si trova dalla parte sbagliata della storia. I cittadini italiani che si trovano in questa situazione devono assolutamente sapere ciò che sta accadendo, ciò che sta succedendo in prima linea, ciò che sta succedendo nelle situazioni attorno al conflitto tra Russia e l'Occidente collettivo sul territorio dell'ex Ucraina. Questo, cari amici, è necessario sapere anche per capire tutte le dinamiche che si sviluppano attorno a questo conflitto, perché spesso noi ci domandiamo perché, come mai, per quale motivo siamo un po' messi, diciamo, male dal punto di vista di relazione internazionale, perché alcuni paesi non ci vogliono parlare con noi, perché alcuni politici internazionali ormai detestano i nostri politici, perché il mondo intero crede che l'Occidente è ipocrita e noi diciamo: ma no, ma come? Noi non siamo ipocriti, siamo democratici, noi siamo per il bene, noi vogliamo il bene a questo mondo, noi lottiamo per delle, diciamo, belle, situazioni, valori e così via. Quindi noi sentiamo nel giusto. E poi ovviamente succedono le cose che noi non conosciamo, che noi non ci raccontano, che ribaltano l'opinione di noi degli altri popoli. E per questo motivo poi quando noi viaggiamo magari in giro e pensiamo che la gente ci vuole bene perché noi siamo occidentali, poi arrivi in un paese e scopri che invece la gente odia l'Occidente. Invece la gran parte dei paesi detestano gli occidentali, soprattutto in questo momento. Quindi è necessario sapere, conoscere le situazioni che ci portano verso a questo deterioramento del trattamento dell'Occidente e di relazioni con l'Occidente e di altri paesi. Adesso è successa una cosa simile in conflitto tra la Russia sul territorio dell'ex Ucraina. Cosa è successo? Lì in pratica c'è un giornalista russo, voi sapete che ci sono tantissimi giornalisti che stanno lavorando in Ucraina, ci sono giornalisti accreditati, persone che si trovano lì non per propria iniziativa, come magari tanti corrispondenti di guerra. Questi sono anche molto importanti, sono persone che dal punto di vista di informazione fanno ottimo lavoro. Io spesso nel mio lavoro di divulgazione cerco di usare molte informazioni che prendo da questa gente, quindi i corrispondenti di guerra sono benvenuti, ma poi ci sono i giornalisti accreditati, i veri e propri professionisti dell'informazione, come ad esempio rappresentanti di grandi agenzie di informazione. In Russia ci sono diversi, ci sono agenzie di RIA Novosti, VGTRK, ci sono i Izvestia, un grande organizzazione di notizie. E poi ci sono i grandi canali televisivi. Uno dei più grandi canali televisivi, cari amici, è Russia, si chiama Rossiya. E questo canale è molto noto, è uno dei più importanti canali in Russia. Diciamo che la gran parte dei russi guardano proprio questo canale, per cui loro sono diciamo molto più legati a questo canale che al primo canale, perché primo canale, canale numero uno, viene considerato un po', se noi vogliamo dire, viene considerato un po' troppo patinato, ecco. Canale Russia, Rossiya è, diciamo, un canale un po' più vicino ai cittadini.
Quindi, se voi guardate le statistiche, spesso alcuni programmi del canale Russia sono addirittura più seguiti del canale numero 1. Canale numero 1, però comunque il canale più seguito in assoluto, cioè è un canale di Stato, diciamo così. Anche la Russia, anche canale Russia, è sempre legato allo Stato. E in queste situazioni, ovviamente, questo canale ha anche dei giornalisti che ci sono in guerra, mandano questa gente in guerra. Uno di questi è Alexander Korobov, un giornalista abbastanza bravo. Io diverse volte riportavo sui miei social le sue notizie, qualche volta riportavo i suoi video. È un giornalista molto attivo. Lui gira diciamo tutta la zona di guerra, è accreditato, per cui si trova in guerra come giornalista. Lo si vede anche nei suoi video, lui sempre indossa il casco con scritto giornalista, press in lingua inglese, per far capire che lui non è un militare, non fa parte della zona, diciamo, di non fa parte dello scontro, non fa parte di guerra, che si trova in questa zona per riportare le notizie. E cosa è successo? È successo che ieri le autorità ucraine, in pratica persone legate al GUR, GUR, come voi sapete, io vi ho raccontato già che cos'è GUR, è un'organizzazione che si chiama i servizi segreti militari ucraini. Lì c'è un tizio con la faccia da ebete che si chiama Budanov, che è il capo di questa organizzazione terroristica. E il GUR ieri ha fatto un annuncio con, cari amici, è allucinante, perché ha fatto un annuncio tutto festoso, tutto orgoglioso di aver ucciso questo giornalista. Cioè, cari amici, siamo di fronte a una situazione veramente allucinante, dove l'Ucraina, che viene sostenuta dall'Occidente, dichiara apertamente di aver eliminato un giornalista russo, una persona accreditata, una persona che era sul campo di battaglia sempre con i segni che contraddistinguevano in lui giornalista, e questa persona è stata uccisa, appositamente uccisa da questi personaggi, da questi servizi segreti, e loro pure si vantano di questa cosa. Cioè, io mi dico, ma cavolo, tutte quelle organizzazioni che noi abbiamo in nostro bellissimo Occidente, tutti quelli che ci raccontano sempre una marea di storie su quanto è importante rispettare il giornalismo, rispettare la libertà di espressione, quanto è importante essere aperti, quanto è importante essere onesti, tutti quelli che difendono qualsiasi diciamo causa legata, non lo so, a LGBT, oppure a, non so, alla difesa degli animali, o alla difesa di persone che hanno, non so, qualsiasi differenza fisica o, non so, mentale, non prendono però neanche una volta la parte di chi viene maltrattato, massacrato dagli occidentali per via delle proprie opinioni, come è successo ad esempio con Julian Assange, che è stato incarcerato, e come noi abbiamo visto che è successo adesso con questo giornalista russo, che è stato assaltato da servizi segreti ucraini mentre svolgeva il proprio dovere di giornalista, e nessuno dei suoi colleghi occidentali, nessuno di queste organizzazioni occidentali si è espresso a favore, a sostegno di questo giornalista. Cioè, per tutti questa è una cosa normale, per tutti gli ucraini hanno diritto di farlo, perché ovviamente tutti hanno deciso che l'Ucraina è il diciamo paese che può permettersi questo tipo di comportamento.
Io, cari amici, non so, rimango veramente stupito quando avvengono queste cose. Io mi domando, ma scusate, ma c'è il limite all'ipocrisia? C'è il limite a un comportamento, chiamiamolo, balordo, per non dire le cose, diciamo, più pesanti dei nostri vari opinionisti, giornalisti, esperti e così via. Ma come si permettono di sostenere un crimine del genere, dei criminali del genere? Come fanno a sostenere questa gente quando in realtà poi blaterano di libertà e di democrazia e così via? Qua c'è un esempio chiaro. Guardate. I nostri giornalisti e sostenitori del nazismo della RAI, quelli che sono andati insieme con i nazisti ucraini a bordo dei mezzi contrassegnati con i segni tattici, hanno occupato il territorio di Kursk legalmente e tra l'altro erano accompagnati dalla gente armata, anche intervistando i civili russi sequestrati dai terroristi ucronazisti. Questi vergognosi elementi, quando io ho parlato di questa gente nel mio video, su di me si è buttata subito la macchina di fango della RAI, di tutta quella, diciamo, di tutte queste organizzazioni criminali che da noi in Italia hanno preso il potere nel segmento dell'informazione, e agendo veramente come dei squadristi, hanno detto e scritto su di me un sacco di cose solo perché io mi sono permesso di criticare questi due filonazisti che avevano occupato la regione di Kursk. E io mi domando a questo punto, ma scusate, cari amici, va bene criticare Lilin se lui ha attaccato i vostri giornalisti perché magari secondo voi questa cosa è da parte mia, un'azione negativa nei confronti del lavoro del giornalismo. Va bene, io sono d'accordo che mi avete attaccato, per carità. Però mi domando, ma scusate, adesso hanno ammazzato apertamente un giornalista russo e l'hanno dichiarato, cioè hanno detto noi abbiamo ucciso il giornalista russo di questo nome, di questo cognome, che si trovava nella città di Belgorod, è stata nostra operazione segreta. Svolta da servizi segreti militari ucraini, cioè questi lo dicono apertamente e nessuno dice niente. Ma Cristo santo, ma vi rendete conto di che livello di ipocrisia è questo? Cioè attacchiamo Lilin se critica il fatto che la RAI sostiene il nazismo, però quando un giornalista russo che fa il suo mestiere e si occupa semplicemente di riportare le notizie per come sono, viene ucciso, tutti zitti, nessuno neanche una parola di solidarietà. Ma vi rendete conto in che modo stiamo vivendo? E questa gente ci vuole spacciare l'Occidente per una grande patria di libertà e democrazia? Ma non esiste, io non sono d'accordo con questo atteggiamento. Secondo me siamo di fronte all'ennesima espressione dell'ipocrisia occidentale. In pratica, quando comodo a noi, agli occidentali, blaterare, parlare, raccontare delle balle sul fatto che noi siamo più democratici degli altri, noi siamo più liberi degli altri, noi ci sfruttiamo qualsiasi occasione per farlo. Poi, quando veramente succede un caso in cui bisogna sostenere la libertà, la democrazia, necessità di parlare di qualsiasi cosa, di affrontare qualsiasi notizia, noi ci dimostriamo praticamente castrati, cioè non siamo in grado neanche di stare vicino a una sorta di coerenza, chiamiamola così, cioè non siamo coerenti per niente. E questa, cari amici, è una cosa che mi fa veramente mi fa rendere triste da una parte, dall'altra parte mi fa perdere speranza nell'Occidente collettivo, perché se noi in questo senso andremo avanti,
noi saremo sempre più odiati, sempre più disprezzati dai popoli e da tutti quelli che vivono, diciamo, nel resto del mondo. E io lo vedo viaggiando, che sempre più persone, sempre più popoli hanno pessima considerazione dell'Occidente, proprio per come l'Occidente si comporta, proprio per come l'Occidente si atteggia con chi cerca semplicemente di riportare le notizie o con chi cerca di fare il proprio lavoro di informazione. E ciò che è successo con il giornalista russo è veramente una cosa tremenda. Non è il primo giornalista che viene ucciso dagli ucronazisti, non è il primo giornalista della morte del quale non si parla in Occidente, però, cari amici, è il primo caso in cui gli ucraini addirittura si vantano del fatto di aver ucciso un giornalista. Si vantano e diffondono questa notizia sui loro canali principali, addirittura le autorità ucraine lo fanno, e questa, cari amici, è una cosa, è una follia. Io penso che noi siamo arrivati a capolinea in questo senso. Cioè, dopo questa notizia ormai non esistono più, non ci sono più i limiti, non ci sono più le basi per qualche, non so, un accordo o trattativa. Io capisco adesso perché i russi dicono che non c'è assolutamente nessuna possibilità per la trattativa, ma con chi vuoi trattare? Con questa gente qua? Comunque, va bene, questo è stato il mio, un po' mio sfogo con voi, mi chiedo perdono perché a volte sembra che sono incazzato, forse lo sono, forse è veramente, mi dispiace per ciò che sta accadendo e soprattutto mi dispiace per brutte figure che faremo tutti noi italiani, perché anche io faccio parte dell'Italia, cioè sono russo ma sono anche italiano, e quando io viaggio negli altri paesi io vedo ormai come il trattamento. È vero che gli italiani sono ben voluti in Russia, comunque a noi abbiamo questa fortuna di avere alle spalle una grande storia, un grande patrimonio culturale che ci lega come un cordone umbilicale con i russi, ad esempio, e i russi ci vogliono bene a prescindere. Però, cari amici, non sempre è così, non dappertutto. Ci sono i paesi ai quali noi già stiamo sulle scatole e questa cosa si vede. Ad esempio, nel Medio Oriente non è che ci amano tantissimo. Poi, soprattutto, dopo che nel Medio Oriente, come mediatore, come rappresentante dell'Italia, è stato mandato un tizio che prima allo stadio vendeva le bibite, che non capisce niente della politica internazionale, una persona che non conosce gli elementi di base di geografia, che si permette di confondere Libia con Libano. Ecco, dopo queste cose di noi non pensate che la gente ha un'ottima impressione. E quindi noi dovremmo essere un po' più, a mio avviso, attenti a queste situazioni. E quando accadono i casi del genere, anche dal punto di vista civile, cioè noi cittadini, se il nostro governo ha preso questo atteggiamento, chiamiamolo subdolo, noi come cittadini dovremmo dimostrare che noi siamo contrari a questo comportamento. Quindi mancano molto, a mio avviso, gli elementi di reazione civile. Cioè, se succede una cosa così, dobbiamo essere in grado di dire: guardate, il governo italiano ha scelto il suo percorso, noi invece siamo contrari a una cosa del genere. I giornalisti non si toccano, di qualsiasi nazionalità sia il giornalista, non ha importanza, deve essere protetto, punto e basta. Non si può assolutamente permettere uccidere un giornalista solo perché fa il suo lavoro, perché proviene da un paese che a voi non piace. Cioè, mi dispiace, ma questa è la vita reale, e qua il giornalismo deve essere protetto e rispettato. E poi sottolineo, io che
mi sono permesso di criticare i giornalisti italiani che apertamente hanno sostenuto il nazismo e hanno partecipato all'invasione militare della Federazione Russa. Io sono stato messo in croce da tutto il sistema, diciamo, mediatico italiano. Tutti hanno parlato male di me, tutti i giornali, sulle televisioni, per un mese, tutta la macchina di fango occidentale mi ha trattato come se io avessi toccato, non so, Cristo, anzi, se avessi toccato Cristo forse mi avrebbero dato pure la medaglia, perché adesso, insomma, adesso con la fede non siamo messi anche bene, scusatemi per questo paragone, perché in effetti avete visto cosa è successo alle Olimpiadi, il lottatore di judo serbo squalificato perché si è fatto segno della croce, mentre attorno c'è pederastia, sodomia e tutto il satanismo possibile e immaginabile. Quindi figuratevi, perdonatemi per questo paragone infelice con Cristo, no? Volevo dire che se avesse parlato, non lo so, di una tematica cara a questa gente, sicuramente mi avrebbero dato la medaglia. Però siccome ho criticato i loro giornalisti che hanno sostenuto il nazismo, questi mi hanno messo in croce. Adesso invece ucciso il giornalista russo, apertamente gli ucraini si vantano di questo e da noi nessuno ne parla, tutti sono sereni, tranquilli, parlano di cavolate. Questo è il modo di fare che purtroppo fa di noi occidentali un elemento che il resto del mondo odia, e noi dobbiamo sapere queste cose. Guardate che belle betulle sono qua in città. Non immaginate che profumo, che l'aria profumata che fanno, nonostante che qua vicino passano le macchine, l'aria è pulitissima. E c'è questo profumo potente di betulle. Il mondo è così bello e noi uomini siamo così stupidi che lo distruggiamo. È la solita storia. Va bene, cari amici, scusatemi. Io vi, come sempre alla fine dei miei video, vi invito di approfondire le informazioni sul mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Sul mio canale, come sapete, io racconto tutto quello che di solito il nostro mainstream occidentale non vuole raccontarvi, tutto quello che gli occidentali, i giornalisti non vogliono condividere con voi, le informazioni nascoste, le informazioni strumentalizzate, censurate, tutto io condivido sul mio canale privato Telegram. Quindi se volete abbonarvi, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, tutto questo molto importante per me, per il mio lavoro su questa piattaforma online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.